sta per andare in onda Studio Aperto, un programma di informazioni previdenziali e sulle pensioni con interviste comunitarie settimanali prodotto dal patronato Itawil di Ottawa e condotto da Maddalena Iannitti. Buon ascolto. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, buongiorno e bentornati a Studio Aperto. Oggi 9 giugno e ci avviciniamo naturalmente al periodo della settimana italiana e quindi parleremo di questo e poi, come di consueto, nella seconda parte del programma vi darò delle informazioni così comunitarie e poi condividerò con voi anche delle informazioni che riguardano i pensionati italiani. Ed a proposito di settimana italiana, porgo un caloroso benvenuto a Stefano Bianco che è membro del consiglio direttivo della settimana italiana. Buongiorno Stefano, benvenuto a Studio Aperto. Buongiorno Maddalena e grazie dell'invito e un caloroso saluto a tutti coloro che sono sintonizzati in questo momento. È la prima volta che ti vediamo, che ti sentiamo, presumo che tu sia abbastanza nuovo nella nostra comunità, giusto? Hai ragione, sono qui in Canada, specificatamente ad Ottawa, da solamente 4 anni. Ah, ecco perché. E poi, tra l'altro, gli ultimi 2 anni sono stati quello che sono stati per quanto riguarda la settimana italiana e tutte le altre manifestazioni socioculturali, quindi non è che ci sia stato un granché di occasione per conoscersi. Comunque, speriamo che le cose inizino a cambiare. Allora, iniziamo proprio chiedendoti di parlarci un po' della settimana italiana e anche della sua storia. Io sono sicura che molti dei nostri ascoltatori ne conoscono benissimo la storia ed il significato, perché questo periodo dell'anno per tutti noi è sempre motivo di eccitazione, di fermento per le tante attività. Ma non dimentichiamo che la nostra comunità è in continuo rinnovamento, con nuovi flussi di emigrazione in arrivo dall'Italia, e tu ne sei un esempio. Spiegaci dunque in che cosa consiste esattamente la settimana italiana. Grazie Maddalena. La settimana italiana di Ottawa, o anche nota come Italian Week Ottawa, è un'associazione senza scopo di lucro che è stata costituita nel lontano 1977 ed è operata oggi esclusivamente da un team di volontari che vogliono partecipare alla promozione della cultura italiana nella loro comunità di Ottawa in occasione del mese dell'Italian Heritage Month. La nostra visione è quella di creare esperienze da condividere per ricordare agli italo-canadesi le loro radici, nonché dare l'opportunità a quelle generazioni di italo-canadesi che hanno un po' perso il contatto con il loro passato di esprimersi e riavvicinarsi alla cultura italiana. È anche un modo per invitare i nostri amici canadesi che non hanno alcune radici italiane ad entrare in contatto con la nostra cultura. La settimana italiana ogni anno sviluppiamo un programma di 10 giorni attraverso una combinazione di sovvenzioni e sponsorizzazioni e donazioni per garantire sempre una gamma di eventi rinnovati o gratuiti o comunque a prezzi ragionevoli. Quindi il vostro scopo, diciamo, è quello di far conoscere la cultura italiana, quindi non solo di organizzare delle manifestazioni per le comunità italiane, ma anche quella di farla conoscere alla comunità più allargata. Correttamente, e anche celebrare la nostra cultura è un modo per ritrovarsi insieme. Certo, però paragonando la settimana italiana di quest'anno e anche quella dell'anno scorso con le settimane italiane degli anni precedenti deve sembrare tutto molto diverso. Raccontaci dunque come vi siete organizzati quando avete capito che anche quest'anno, insomma, non sarebbe stato possibile andare avanti con gli eventi tradizionali. Hai perfettamente ragione. Quando nell'autunno del 2020 ci siamo trovati a pianificare per il festival di quest'anno, abbiamo inizialmente pensato all'opportunità di pianificare una modalità ibrida, sia con eventi dal vivo, a capienza ovviamente ridotta, che virtuali. Quando poi abbiamo cominciato a intravedere che la situazione purtroppo non si sarebbe risolta anche per quest'anno, e comunque nell'interesse dei nostri membri e di tutti coloro che ci stanno vicino,
abbiamo deciso di sviluppare un festival completamente digitale anche quest'anno. Però quest'anno, forti dell'esperienza dell'anno scorso, abbiamo pensato ad alcuni modi per rendere il festival il più interattivo possibile. E ad esempio abbiamo assemblato un cesto del festival con prodotti alimentari e altri prodotti che ci sono stati donati dai nostri sponsor, che coloro che vogliono partecipare ai nostri eventi possono acquistare sul nostro sito, in modo tale da avere tutti gli elementi a disposizione per interagire poi con i nostri vari eventi. Bene, ma a chi sono indirizzati i vostri programmi? Perché mi pare di capire, ho dato un'occhiata insomma al vostro programma, al vostro calendario, mi pare di capire che sono incluse persone di tutte le età. Sì, a noi piace dire che il nostro programma è per persone di tutti gli interessi e di tutte le età, perché come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo cercato di inserire nel nostro programma alcuni eventi che permettessero anche a coloro che sono più piccoli di interagire. E quindi, per esempio, abbiamo una serie di eventi dedicati alla lettura di favole italo-canadesi come un modo per i genitori di stare insieme e condividere con i loro bambini parte della cultura italiana. E abbiamo anche inaugurato un contest, un art contest per bambini dai 4 ai 17 anni di età, dove abbiamo chiesto loro di creare delle opere ispirata a cosa amano di più della cultura italiana, e i vincitori di questo contest verranno annunciati nella serata finale del festival. Bene, sarà veramente diverso anche quest'anno vivere il periodo della settimana italiana anche restando a casa e condividendo i programmi con tutta la famiglia, perché anche questi lavoretti artistici o di lettura che possono fare i bambini possono essere condivisi con i genitori e con i nonni, giusto? Esattamente, diciamo che nonostante il fatto che anche per quest'anno abbiamo dovuto in qualche modo optare per una modalità digitale, questo ci permette anche comunque di entrare nelle case dei nostri amici e sostenitori, e gran parte della cultura italiana, come ben sai e come tutti voi ben sapete, riguarda lo stare a casa insieme alla famiglia, il riunirsi in casa, e il che si allinea molto bene la programmazione digitale del festival di quest'anno, dove gli eventi riuniscono le persone prima di tutto, ognuno nella propria casa in assoluta sicurezza. E credo che ci troviamo proprio a ridosso della data d'inizio, giusto? Quando inizia proprio ufficialmente la settimana italiana? Hai ragione, il festival comincerà dal 10 e andrà al 20 giugno e saranno 10 giorni ricchi di eventi. Quindi domani, oggi è il 9, domani sarà il 10. Esattamente, domani, esattamente. Ok, quindi andiamo allora a vedere il programma proprio in dettaglio affinché i nostri ascoltatori a casa possano organizzarsi anche per seguirli. Certamente, come abbiamo detto poc'anzi, il festival inizierà ufficialmente domani, 10 giugno, con la cerimonia di apertura virtuale che vedrà la trasmissione di messaggi di rappresentanti delle istituzioni e leader della comunità italiana di Ottawa. La cerimonia sarà alle 7 di sera. La cerimonia sarà poi seguita dalla proiezione di un film chiamato The Chain, che ci racconterà la storia di una famiglia italo-canadese immigrata in Canada. Dopodiché venerdì 11 avremo la prima della nostra serie di masterclasses, una masterclass chiamata L'arte dell'aperitivo, dove scopriremo la storia dell'aperitivo, la differenza tra le varie regioni e la varietà di cocktail italiani. E Marti Pinot e Amanda Belli ci spiegheranno come preparare l'aperitivo perfetto. Questo mi interessa molto. infatti sarà uno degli eventi maggiormente seguiti. Sabato sera poi sarà un sabato sera, sabato 12 giugno, all'insegna del divertimento. Avremo il piacere di ospitare il comico Joe Cacchione per una Italian Trivia Night. Quindi per coloro che amano i trivia e vogliono testare la loro conoscenza dell'Italia, della cultura italiana, questo non è immancabile. Ci saranno gag, ricchi premi e tanto altro. Domenica 13 giugno poi è una giornata particolarmente importante per la comunità italiana di Ottawa, perché sarebbe stata la data in cui si sarebbe tenuta la tipica processione per le strade di Little Italy in occasione della festa di Sant'Antonio. Sì.
Beh, visto che noi sappiamo che questa è una data importante e dato che per il secondo anno consecutivo la nostra comunità ha dovuto in qualche modo rinunciare a questo evento, abbiamo deciso di portarlo a casa. Dopo la messa di Sant'Antonio, alle ore 11, io, a bordo della mia Vespa, vi porterò in un breve tour delle tappe principali della processione. Cominciando dai gradini della chiesa di Sant'Antonio, a bordo della mia Vespa, ripercorrerò quello che è il percorso della processione, fermandomi in alcuni punti chiave di Little Italy, dove avrò il piacere di presentarvi alcuni membri di spicco della comunità italiana. Sarà anche questa un'occasione per stare insieme e per fare una chiacchierata ricordando alcuni dei momenti più memorabili della nostra comunità. Bene, una iniziativa molto fantasiosa. Allora a questo punto, Stefano, dobbiamo andare in pausa, facciamo una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo fra due minuti con le conclusioni. Radio Ed eccoci di ritorno, sono in conversazione con Stefano Bianco della Settimana Italiana. Ecco, ci eravamo lasciati poco fa, Stefano, parlando del tuo tour in Vespa. Questo giro in Vespa mi affascina molto, vorrei poter venire anch'io con te. Ma vogliamo spiegare adesso come funziona la connessione al vostro sito per poter partecipare a questi interessanti eventi in modo virtuale, naturalmente? Registrarsi e partecipare a questi eventi è estremamente semplice, è sufficiente recarsi al sito web italianweekottawa.ca per vedere e registrarsi agli eventi. Vi incoraggiamo anche ad invitare famiglia e amici a partecipare. E naturalmente si consiglia a tutti anche di condividere queste informazioni sui social media per quelli che seguono i social media. Dunque, Stefano, ci avviamo alla conclusione del nostro colloquio. C'è qualche altra cosa che vuoi aggiungere che non ti ho chiesto? Vorrei semplicemente fare un ringraziamento speciale alla città di Ottawa e alle altre istituzioni che ci supportano, così come ai nostri sponsor. E poi un ringraziamento davvero particolare va anche al team di volontari che lavorano instancabilmente tutto l'anno per programmare questi 10 giorni di attività. E alla fine un ringraziamento soprattutto alla comunità di Ottawa, che è la principale ragione per cui dal 77 Italian Week Ottawa, la settimana italiana di Ottawa, continua ad esistere e a proporre i suoi eventi. Perfetto, e questa era Duopo, questo ringraziamento, perché veramente i volontari si danno da fare tantissimo, io lo so per esperienza, avendo partecipato a tanti eventi durante gli anni trascorsi. Ed esortiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori a partecipare, anche se virtualmente, alle tante attività che state organizzando, augurandoci veramente che la prossima settimana italiana possa essere vissuta in un periodo di libertà, di gioia, di libertà dal Covid e da ogni altro virus, speriamo. Ed è quello che ci auguriamo tutti noi. Allora, grazie mille Stefano, un caro saluto a tutti i tuoi colleghi della Settimana Italiana, grazie per essere stato con noi ed averci dato queste informazioni. A presto. Maddalena, a presto e grazie ancora dell'invito. E continuiamo allora con il nostro programma. A questo punto voglio condividere con voi un annuncio che ci arriva dalla Chiesa di Sant'Antonio. La Chiesa dunque annuncia che da questo venerdì 11 giugno potrà riaccomodare fino al 15% della capacità, e proprio nel caso della parrocchia di Sant'Antonio si tratta di 60 persone, naturalmente rispettando le stesse regole di distanziamento ed igiene. L'ingresso dei fedeli sarà organizzato in base al primo arrivato, primo servito, quindi mentre se fino a qualche tempo fa dovevate prenotarvi prima di andare in chiesa, adesso non sarà più necessario farlo e si spera che con una capienza di 60 persone si possa insomma ricevere più gente di quanto non sia successo in passato. Un altro annuncio che voglio darvi, sempre nel
quadro della settimana italiana ci sarà un'iniziativa che riguarda Dante, Dante Alighieri. Sapete che in Italia ed in tutto il mondo sono in corso le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, e in tale occasione l'Ambasciata d'Italia in Canada e l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, in collaborazione con Jobel Art for Earth, presentano un originale evento virtuale multidisciplinare. Universalmente riconosciuto come il sommo poeta, Dante è proprio l'espressione tangibile della cultura medievale ed è noto a livello mondiale per la sua grande rilevanza culturale. Dante infatti non fu solo un letterato, poeta e scrittore, ma fu anche linguista, fu studioso di teologia, di filosofia e anche politico. Il suo lavoro e la sua vita hanno influenzato profondamente la lingua e la letteratura italiana e senza dubbio la cultura occidentale tutta. La prospettiva di Dante è un'esperienza multidisciplinare per apprezzare la poesia dantesca da tre diverse prospettive: politica, natura e amore. Simone Marchesi, professore presso l'Università di Princeton e autore, aiuterà il pubblico ad avvicinarsi a Dante e gli artisti di Jobel Art for Earth daranno nuova vita ad alcuni dei versi danteschi più conosciuti. Il tutto intrecciato in una trama che ripercorre alcuni degli aspetti più misteriosi della vita di Dante. E sebbene la situazione attuale non permette ancora di riunirsi di persona, le arti dello spettacolo e la poesia dantesca hanno il potere proprio di superare le barriere di uno schermo e raggiungere l'immaginazione. Questa lodevole iniziativa sarà messa a frutto venerdì 18 giugno alle ore 16, in modo naturalmente sempre virtuale, online tramite Zoom. Se desiderate registrarvi per questo evento potete collegarvi al sito dell'Ambasciata d'Italia e l'indirizzo è il seguente: ambottawa.esteri.it, quindi www.ambottawa.esteri.it, e proprio nella pagina iniziale troverete la voce Dante's Perspective o la prospettiva di Dante se scegliete la pagina in italiano, e da lì troverete il link per aderire alla presentazione online. E veramente, avendo assistito in passato ad altri spettacoli di Jobel, ve la consiglio caldamente, perché si tratta di bravissimi attori. Tra l'altro la settimana prossima avremo con noi in studio l'attrice Marinella Montanari, che ci parlerà più in dettagli proprio di questo evento. E adesso, prima della conclusione, come di consueto, voglio indirizzarmi direttamente ai pensionati italiani, perché sono sempre in attesa, vogliono sapere se c'è qualche novità che li riguarda. Le informazioni, come di consueto, ci vengono fornite dal patronato Italuil di Ottawa. L'indirizzo dell'ufficio è il 6 Corvus Court, con orario dalle 9 alle 3 tutti i giorni feriali, ed in questo periodo si capisce che è sempre dietro appuntamento e con tutte le precauzioni igieniche del caso, quelle che ci vengono dettate dalle autorità per il Covid. Le operatrici dell'ufficio consigliano dunque di telefonare in anticipo, in questo modo vi spiegheranno con quali modalità potranno esservi di servizio. Faranno del tutto per venirvi incontro attraverso comunicazioni, per email o, se necessario, per un velocissimo incontro anche all'esterno dell'ufficio, se ci fosse bisogno magari di uno scambio di documenti proprio cartacei dal vivo. Quali sono dunque le operazioni che rimangono da fare in questo periodo? Allora, per i pensionati italiani, cioè che ricevono una pensione dall'INPS, sono aperte ora le procedure per la dichiarazione dei redditi online. Ma di che cosa si tratta? Come anche per gli anni scorsi, se la vostra pensione italiana beneficia di una maggiorazione sociale, che è una specie
diciamo, di supplemento, è come il vostro supplemento canadese, l'INPS deve conoscere il vostro reddito canadese. E questo è necessario per poter calcolare se vi spetta o meno tale maggiorazione sociale e anche per calcolare quanto vi spetta. Naturalmente i pensionati che non ricevono questi importi, questa maggiorazione o questo supplemento, diciamo, non devono dichiarare il loro reddito canadese. In linea di massima, se avete fatto questa operazione negli anni scorsi, è possibile che dovrete farla anche quest'anno. Se dovete farla, basta che portiate in ufficio una copia delle vostre income tax canadesi dell'ultimo anno, quindi del 2020, e se avete un coniuge, la dichiarazione va fatta per entrambi, quindi per marito e moglie. E comunque, se non siete sicuri sul da farsi, potete telefonare al patronato Italwill e loro potranno controllare nel portale dell'INPS con le vostre generalità se vi spetta fare la dichiarazione reddituale oppure no. Ricordo dunque a tutti coloro che avessero bisogno di aiuto da parte del patronato per qualsiasi pratica di pensione, quindi anche altre cose che non abbiamo menzionato oggi, di telefonare al 613-521-1814, ripeto il numero 613-521-1814. Ed è tutto per questa edizione di Studio Aperto, con tanto affetto, con gratitudine. Vi ringrazio come sempre per la vostra compagnia, per la vostra attenzione, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 11 sulle onde di Cin Radio 97.9 FM. Ciao ciao!